Ciao amici di Favole a Casa, oggi la vostra patazzucchina vuole dirvi 323.000 volte grazie. Grazie di cuore perché questo è il numero totale delle visualizzazioni ottenute dalla nostra rubrica dalla fase di lancio, proprio all'inizio dell'emergenza coronavirus. Sono numeri importanti che oggi ci danno la forza di aggregare nuove realtà produttive, nuove aziende del settore primario dell'agricoltura che ricordiamo e ringraziamo per il grandissimo ruolo di sostegno a tutti noi italiani in questo periodo difficile, aziende in modo particolare di frutta e verdura che ci aiuteranno a diventare una rubrica benefica. La nostra beneficenza sarà orientata al progetto emergenza Covid-19 dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, capitanato dal professor Bruschettini e dalla sua straordinaria band degli Orsi Onlus. Quindi da domani arriveremo puntuali dalle ore 11 ogni giorno su ben 9 quotidiani web dell'informazione del Nord-Ovest, quelli che vedete scorrere qui sopra sullo schermo, ma anche su tutti i social di Fata Zucchina, per portarvi ogni giorno innanzitutto un messaggio da un disegno di un bambino del Gaslini e di tutta la tribù che ruota attorno agli amici di Zucchi, il diario di una zucca felice, questo bellissimo librodone progetto di Fata Zucchina incordata proprio con il Gaslini, a favore del Gaslini e poi con gli amici della zucca di Rocchetta di Cengio. Quindi un disegno ma anche un tema che ci segnalate voi, ci avete detto che dobbiamo camminare insieme e ascoltare favole che ci aiutino ad acquistare più consapevolezza di noi stessi, più autostima, migliorare il nostro rapporto con i nostri animali di affezione, cani e gatti, con le altre persone e soprattutto a seminare, a coltivare la felicità sociale che ci vede tutti uniti anche se a distanza. Quindi mi raccomando, ricordatevi che anche Einstein diceva che se leggerete le favole ai vostri bambini diventeranno intelligenti, ma se ne leggerete di più diventeranno più intelligenti. E allora io vi voglio dare una mano per portare un po' di magia in questo restate a casa, più felici a casa, tutti insieme. Grazie.